fratelli d'Italia, l'Italia sedesta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa dove la vittoria ne volga la chioma, di Scipio, di Roma, in Dio la creò. L'Italia sedesta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa dove la vittoria ne porga la chioma, che schiava di Roma in Dio la creò. Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Sì. Bravissimo. Scusi. Presentatore, candidato. Buonasera, in questa campagna elettorale pensavo di dover fare solo il candidato, invece stasera mi tocca anche fare il moderatore, va bene. Ringraziamo sicuramente Ernesto Sica per l'ospitalità e... Permettetemi innanzitutto però di ringraziare e di salutare il nostro coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Mimmo Desiano, al quale va un grande grazie per quanto ha fatto nelle scorse settimane insieme al nostro leader Mara Carfagna, che da qui salutiamo. Perché non era mai accaduto, e io che in Forza Italia ci sto dal 94, che in provincia di Salerno, quando anche c'era il Mattarellum, praticamente su sei collegi, quattro venissero assegnati a Forza Italia per una grande prova e una grande visibilità dei candidati. Questo bisogna dare un grande grazie a Mimmo Desiano e a Mara Carfagna, perché hanno difeso il territorio, hanno difeso una classe dirigente ed hanno dato una grande prova di lealtà e di amicizia a Forza Italia Salerno, e questo direi è un fatto da sottolineare con gratitudine e con fermezza. Permettetemi però anche di salutare noi che abbiamo attraversato il deserto, Mimmo, in questi anni, quanti hanno permesso che Forza Italia fosse viva sul territorio. So che dopo ci saluta anche Gallo, che è il nostro consigliere comunale, presidente in consiglio comunale. Permettetemi in questa sala di dare un grande grazie a Guido Pappalardo, che è il nostro coordinatore cittadino e che negli anni in cui ci ritrovavamo pochi nelle sale, Guido era a fianco a noi. Io non mi dilungo in questo momento, dico semplicemente che il 4 marzo per la prima volta è possibile votare nella maniera più semplice possibile. Non cerchiamo scorciatoie, non andiamo alla ricerca di strategie particolari. Bisogna votare Forza Italia, barrare il simbolo di Forza Italia, perché solo se vince Forza Italia vince il centrodestra e rimettiamo in moto e in cammino questo paese. Poi altre cose magari ce le diciamo in questa serata. Un brevissimo saluto dal nostro amico Gallo e poi darò subito la parola al senatore Desiano, perché il senatore Desiano è qui ma deve correre altrove, e quindi dopo, immediatamente dopo, la parola. Grazie Gigi, e buonasera a tutti i concittadini. Sono molto contento questa sera e non avevo dubbi che il ritorno di Forza Italia a Pontecagnano Faiano avrebbe riconsolidato intorno a sé gli uomini di centrodestra e gli elettori di Forza Italia, che nella nostra città sono da sempre molto numerosi. Questa sera mi spetta l'onore di accogliervi, di salutare e di fare alcune presentazioni, qualora ce ne fosse bisogno ancora.
Inizio ovviamente con piacere a salutare il coordinatore senatore, il coordinatore regionale Domenico Desiano, che ringrazio per essere qui questa sera tra di noi. Saluto ovviamente con gioia il senatore Enzo Fasano, coordinatore provinciale e candidato alla Camera dei Deputati. Ormai il senatore è decisamente di casa a Ponte Cagnano, con nostro grande piacere. Saluto poi l'amico ovviamente che mi ha lasciato la parola di vecchia data e sempre presente, Gigi Cascello, anche egli, come diceva prima, candidato alla Camera dei Deputati. Continuo i miei saluti anche introducendo Romano Lello Ciccone, candidato alla Camera dei Deputati, uomo sempre disponibile, che non si è mai sottratto né al confronto e né alla battaglia politica, ce ne ha dato ampio riscontro. Un caro saluto ovviamente va al sindaco, già sindaco di Castellabate, candidato al Senato, uomo della politica quotidiana come lui ama definirsi. E a proposito di sindaci, ovviamente saluto con grande piacere il nostro sindaco, il sindaco di Ponte Cagnano Faiano, Ernesto Sica. Ultimo, ma non ultimo, ci tengo a salutare e a ringraziare il coordinatore cittadino di Forza Italia, Guido Pappalardo. Guido Pappalardo, con la sua passione, la sua discrezione, la sua determinazione, è riuscito a portare a Ponte Cagnano Faiano nuovamente il simbolo di Forza Italia, e con il quale insieme lunedì scorso abbiamo colto l'occasione dell'apertura del comitato elettorale, abbiamo aperto la nuova sede di Via Torino. Un pensiero sincero ed affettuoso ovviamente lo rivolgo a Mara Carfagna. Lei è il nostro riferimento nazionale. Stasera non è qui con noi, ma vi garantisco che con noi ha un rapporto quasi quotidiano. Prima di lasciare ovviamente la parola a Gigi di nuovo, che poi modererà la serata e gli interventi che si succederanno, mi preme sottolineare a loro, che poi saranno i nostri rappresentanti in Parlamento, di mettere sempre al centro della nostra agenda politica la questione del Mezzogiorno d'Italia, perché questa questione non è chiusa per niente, è antica. La questione della nostra terra porta dentro di sé argomenti molto importanti. Il primo su tutti è l'occupazione, è il lavoro. C'è una forte e a volte quasi tragica richiesta di lavoro. Gli ultimi dati ci rendono noto che un giovane su due è senza lavoro nella nostra terra, e questo significa annullare speranze, progetti. Ognuno per le proprie competenze dobbiamo avere il dovere, sentire il dovere di restituire ai giovani i sogni e la dignità ai meno giovani. Forza Italia del resto è nata per questo, è nata per difendere proprio la libertà degli uomini, che si costituisce sulla dignità. Ed è per questo che voi vi candidate, ed è per questo che tutti insieme noi vi eleggeremo. Quindi Forza Italia, Forza Ponte Cagnano. Alfonso Gallo, lascio velocemente la parola a Ernesto. Un battesimo politico, quindi Ernesto, un doppio applauso. Ernesto è emozionato, il presidente, e ha fatto un bellissimo discorso, perché poi dettato dall'emozione, dal cuore forte di Forza Italia, da sempre forzista. Io ho l'onore, colgo l'occasione, ti toglio non la parola, prendo a volo l'opportunità che mi hai dato di ringraziare e dare un benvenuto a Mimmo Desiano, che conosco da tempo, siamo stati anche colleghi in Consiglio regionale, abbiamo avuto un'esperienza comune quindi in Regione, sindaco straordinario, capace, concreto, imprenditore, un uomo da sempre liberale,
culturalmente il portabandiera in Regione Campania, un riferimento per tutti noi amministratori, per tutti quelli che da sempre sono popolari e liberali. Mimmo, ti ringrazio e benvenuto a Pontecagnano, vieni, vieni, mi è fatto piacere e oggi inizia un bellissimo percorso insieme. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti, io sono all'antica, quindi io sono, credo, e ho sempre sostenuto che le istituzioni vadano rispettate nella sostanza e nella forma, quindi saluto innanzitutto il sindaco di Pontecagnano, perché è il primo cittadino. Saluto tutti gli amici candidati come me, saluto tutti quanti voi, grazie per la vostra presenza a una manifestazione di Forza Italia a Pontecagnano in provincia di Salerno. Lo ha detto prima Gigi, abbiamo lavorato d'intesa con i dirigenti del partito di Salerno, con Mara Carfagna, che ne approfitto per salutare e ritengo che sia Mara, e lo dico qui a casa sua, Mara è una risorsa nazionale, ma in modo particolare, l'ho detto prima in un'intervista, è una risorsa della nostra regione, della nostra terra, quindi noi la dobbiamo valorizzare al meglio, perché attraverso di lei dobbiamo portare a casa una serie di risultati concreti nell'interesse delle nostre terre, nell'interesse della Campania. Dicevo, abbiamo lavorato perché la rappresentanza di Forza Italia in provincia di Salerno doveva essere una rappresentanza adeguata. Ci siamo riusciti, abbiamo fatto bene una parte del lavoro, un'altra parte di lavoro la dovevano fare i candidati e voi, perché come diceva giustamente prima Gigi, il 4 di marzo bisogna necessariamente votare sbarrando il simbolo di Forza Italia, perché sbarrando il simbolo di Forza Italia si votano i candidati all'uninominale e al proporzionale, si vota per il partito leader nell'ambito della coalizione del centrodestra, si vota per far sì che noi possiamo avere di nuovo, dopo anni, la responsabilità di guidare e di far ripartire questo Paese. Consentitemelo, io sono estremamente franco, forse sarà l'età, perché ho iniziato a fare politica da ragazzo, da giovane, poi man mano che passavano gli anni ho acquisito un carattere che si è modificato e quindi sono diventato meno paziente e più franco, più diretto. E quindi devo dire che questa sera, ma già da tempo, a pieno titolo il sindaco Sica è di Forza Italia. E lo dico senza essere malizioso, quando qualche mese fa ci sono state anche delle polemiche, Sica sì, Sica no, il sindaco è, non è e quant'altro, io in maniera diciamo maliziosa avevo anche pensato per un attimo, il sindaco lo sta facendo finalizzato a quelle che sono le elezioni e quindi le candidature, la dimostrazione concreta della validità e della grandezza dell'uomo è la dimostrazione di questa sera. Il sindaco Sica sta facendo campagna elettorale per Forza Italia, sta facendo campagna elettorale per i candidati di Forza Italia, per il centrodestra, disinteressatamente. Sindaco, io a nome del partito, a nome del presidente Berlusconi, che conosci bene, ti saluto e ti ringrazio, e come diceva un vecchio del mio paese, la politica è anche momento, ci sono dei momenti, poi ce ne sono altri. Io certamente ci sarà il momento che toccherà al sindaco Sica candidato e tutti quanti noi lo sosterremo. Ben presto. Consentitemi una battuta, perché io poi dopo sono, vista l'età, insomma, io continuo ogni tanto a fare battute anche quando faccio dei ragionamenti seri. Io con un pizzico di invidia vedo i candidati della circoscrizione della provincia di Salerno e dico, caspita, ci sarei potuto stare io al posto di Cesaro, però non l'ho voluto né Cesaro né Mara Carfagna e quindi mi sono dovuto accontentare di rimanere in campagna nella circoscrizione di Napoli. Chiaramente era una battuta, nel senso che al netto di quelle che possono essere, diciamo, delle differenziazioni che ci possono stare tra di noi, noi siamo una squadra e abbiamo messo in campo una squadra che è una squadra unita, una squadra coesa, una squadra che
diciamo, viene, è unita dalla condivisione di principi e di valori comuni, e sono gli stessi principi e gli stessi valori che insomma ci uniscono a voi. Io non voglio assolutamente essere lungo in questo mio intervento, però voglio fare un minimo di ragionamento, partendo dal presupposto che l'ultimo governo che c'è stato e che ha avuto una legittimazione popolare è stato il governo presieduto dal presidente Berlusconi del 2008. Poi sappiamo tutti le note vicende del 2011 come sono andate a finire. Dal 2011 a oggi non ci sono stati più governi che hanno avuto una legittimazione popolare, questo è un dato oggettivo e che è senza possibilità di essere smentiti. Ci sono stati governi che sono nati da maggioranze particolari che si sono create in Parlamento, dove ci sono stati dei travasi, da una coalizione si è andati da un'altra parte e quindi si sono formate le maggioranze. Ci sono stati dei governi che sono nati da manovre di palazzo, da istituzioni, nome e cognome. Il Presidente della Repubblica in un determinato periodo storico ha lavorato per far sì che si creassero determinate situazioni e vedessero alla luce, venissero fuori determinati governi. Quali sono stati i risultati? Analizziamo un attimino rispetto a quelli che sono i dati che tutti quanti noi conosciamo, leggiamo sulla stampa, lo abbiamo letto nel corso degli anni passati e dei mesi scorsi. La disoccupazione, quando Berlusconi ha lasciato il governo del paese, era 2 punti al di sotto di quella che era la media europea. Oggi, nonostante in Europa c'è la ripresa economica, noi in Italia siamo fanalini di coda e ci troviamo con la disoccupazione al di sopra di 2 punti rispetto alla media europea. Il debito pubblico rispetto al 2011, oggi ci troviamo nel 2018, è aumentato di diverse centinaia di miliardi, quindi non c'è stata assolutamente, diciamo, una politica attenta di spending review da parte dei governi che si sono succeduti dal 2011 in poi, e questa è la situazione oggettiva. La situazione la situazione economica del nostro paese è sotto gli occhi di tutti, la situazione dal punto di vista dell'occupazione è sotto gli occhi di tutti, il rapporto del nostro paese con l'Europa è sotto gli occhi di tutti. Quindi diciamo, un governo dopo il 4 marzo noi ci troviamo di fronte a che cosa? Alle sfrutta quella che è un'arrabbiatura oggettiva da parte delle persone che vivono diciamo, un momento di grossa difficoltà. Non riescono ad avere risposte concrete dalla politica, non riescono a vedere risolti minimamente quelli che sono i loro problemi, e quindi si danno alla protesta, si danno al disinteresse verso la politica tradizionale, votano un determinato movimento che non ha programmi, non ha un'idea di paese, non ha un'idea di paese e il rapporto del nostro paese con l'Europa, quindi ci troveremo al buio. Quindi, amici, vi invito a riflettere, perché voi possiate far riflettere il vostro dirimpettaio, la persona che vi è vicina e che con il vostro conoscente, per far sì che il 4 di marzo si possa andare a votare e votare il centrodestra, perché al momento è l'unica offerta politica che garantisce un programma unitario della coalizione, garantisce poche cose concrete per far sì che possa il Paese ripartire, e ripartire nella maniera giusta. Vedete, io voglio farvi solamente 2 esempi di cose concrete che sono state mandate al macero dai governi di Regione Campania per le note vicende e quant'altro. Facciamo un altro tipo di ragionamento, poiché sono centinaia di migliaia gli abbattimenti che dovrebbero eseguirsi in Campania, poiché non possiamo mettere centinaia di migliaia di persone sulla strada, stabiliamo una graduatoria di priorità rispetto a quelle che devono essere gli abbattimenti. E abbiamo lavorato qualche anno per creare le condizioni in maniera trasversale all'interno del Parlamento per portare a casa un risultato, e c'era l'impegno del Partito Democratico su questo. Che cosa è successo? La legge è stata licenziata una prima volta in Senato, è andata alla Camera, l'hanno trattenuta per più di un anno, dopodiché l'hanno modificata, l'hanno rimandata al Senato. È rinvenuta al Senato, noi l'abbiamo discusso, controdiscusso e quant'altro, alla fine siamo riusciti ad approvarla, l'abbiamo mandata alla Camera di nuovo per l'approvazione definitiva. Il Partito Democratico, venendo meno a quelli che erano degli impegni assunti con le altre forze politiche, ha mandato al macero una
legge che poteva essere e poteva rappresentare per un territorio e per delle terre come quelle della Campania una risposta concreta a dei bisogni, a delle difficoltà di tanta centinaia di persone. Questo è un dato oggettivo. Si parla molto spesso, e mi fa piacere perché c'è il sindaco e quindi un amministratore legato al territorio, credo che ci siano altri amministratori locali qui seduti in sala, si parla tanto spesso di quelli che sono i problemi della giustizia e della giustizia legata alle amministrazioni pubbliche. La riforma del codice antimafia, voluta da una parte della sinistra e da una parte dei 5 Stelle. Che cosa è successo? Che hanno uniformato i reati contro la pubblica amministrazione a reati di mafia. E con il semplice sospetto è possibile che una persona possa vedere, con il semplice indizio, possa vedere sequestrato il proprio patrimonio personale. Allora, se noi passiamo con una maniera, in maniera così veloce da uno Stato di diritto, qual era il nostro, sancito e contemplato dalla nostra Carta Costituzionale, ad uno Stato dove non esistono più i diritti e un cittadino si vede la spada di Damocle di un magistrato che da un momento all'altro gli può sequestrargli l'abitazione, può sequestrargli la, può sequestrargli l'attività commerciale con il semplice indizio, non in presenza di una condanna, per un reato commesso nello svolgimento del proprio compito di amministratore locale. E io mi domando, ma se la legge è questa, chi lo farà più l'amministratore pubblico? Cioè, potrà mai una persona per bene andare a prendersi la responsabilità di lavorare nell'interesse della propria comunità? Io credo di no. E lo vediamo dai risultati, diventa sempre molto più complicato, diventa sempre molto più faticoso, diventa sempre molto più difficile trovare del personale politico che ha voglia di impegnarsi in quella che è l'attività politica pubblica legata al territorio. Questo è un dato vero. Quindi noi abbiamo un'esigenza che si deve contemplare con una speranza. Noi dobbiamo far ripartire questo paese e questo paese lo può far ripartire solamente un governo di centrodestra che ha dei programmi chiari, che ha degli obiettivi da raggiungere in determinati tempi temporali. Amici, quando sono arrivato all'ingresso ho salutato Enzo Fasano e c'era una televisione che mi ha fatto una domanda rispetto al legame di questo territorio con il Presidente della Regione Campania. Io ho sorriso e ho detto: l'operato del Presidente De Luca verrà giudicato il 4 di marzo dai cittadini di Salerno, della provincia di Salerno, rispetto a quelle che sono state le sue azioni amministrative. Io nel 2010 sono stato consigliere comunale, no, sono stato consigliere regionale, in un governo di centrodestra che ha avuto la responsabilità di guidare la regione Campania dal 2010 al 2015 con il Presidente Caldoro. Il Presidente Caldoro subentrava a 10 anni di disastri della Giunta Bassolino. La sanità commissariata, gli ospedali che si dovevano chiudere, i servizi sanitari sul territorio che non volevano essere erogati. Venivamo guardati alla berlina da tutta Italia. La situazione della Regione Campania si trovava al collasso. Il Presidente Caldoro, con la sua giunta e con la sua maggioranza che lo sosteneva in Consiglio regionale, in maniera concreta, in maniera seria, in maniera per come si amministra un paese civile, ha operato, forse peccando di non comunicare in maniera adeguata tutto quello che faceva quotidianamente e quali sono e quali erano i risultati che aveva raggiunto. Quindi, dopo 5 anni, sapete tutti che un vostro conoscente, quale il Presidente De Luca, ha vinto e sta governando il paese, sta governando la Regione Campania. Io sono convinto che non ha assolutamente raccolto nessun punto a suo favore, perché si è semplicemente limitato a gestire
quelle che erano le azioni programmatiche messe in campo dalla precedente amministrazione regionale. Questo è un dato oggettivo, è vero. Quindi io vi invito, anche sulla scorta di questo, a far sì che il 4 di marzo voi possiate votare anche con il vostro voto, che deve essere un voto che rappresenta, diciamo, la bocciatura dell'operato del Presidente De Luca in Regione Campania. E poi, e concludo, la dobbiamo smettere con queste rivalità, Salerno contro Napoli, Napoli contro Benevento, Benevento contro Avellino. Noi siamo la Regione Campania, dobbiamo dimostrare maturità, dobbiamo dimostrare una unione di intenti e di interessi rispetto a quelli che sono temi che stanno a cuore e sono gli stessi per tutte le province. Noi dobbiamo creare le giuste condizioni per far sì che il nostro paese, quindi all'interno del nostro paese, la nostra regione anche, possa ripartire e possa ripartire meglio delle altre. Sta a noi, con il nostro voto, il 4 di marzo, verificare se ci riusciamo o meno. La possibilità concreta che il centrodestra con Forza Italia possa avere la responsabilità di far ripartire il paese è reale. Tutte le case di sondaggi ce lo dicono, noi siamo abbondantemente in terza rispetto alla coalizione di centrosinistra e rispetto ai 5 Stelle, ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Noi rispetto alla coalizione di centrodestra delle regioni del nord partiamo con uno svantaggio, non abbiamo un partito nostro alleato che è forte come noi, e quindi noi di Forza Italia svolgere un ruolo di supplente, di suppletivo rispetto a questo fatto. Noi dobbiamo creare le giuste condizioni e fare in maniera tale che tutte quelle persone che precedentemente votavano per il nostro partito e che da anni, a ragione, sono state deluse, non vanno più a votare, non partecipano più attivamente, non esercitano più attivamente il diritto dovere di votare, diciamo, tutte queste persone noi le dobbiamo convincere per fare in maniera tale che il 4 di marzo noi possiamo avere concretamente la possibilità di guidare il paese con il centrodestra e con il presidente Berlusconi. Ancora grazie e in bocca al lupo a tutti quanti noi. Ancora grazie a Mimmo Desiano. Bene, adesso la parola va a Ernesto Sica. Ernesto, tu le campagne elettorali sappiamo come le fai, ci attendiamo che nei prossimi 15 giorni, che questo sia solamente un prologo, e che nei prossimi 15 giorni ti dia da fare, come è tua abitudine, per Forza Italia, solo per Forza Italia, per i nostri candidati Ciccone e Spinelli, e tenendo in mente che saremo valutati in questa provincia, Mimmo, per il risultato che Forza Italia saprà conquistare. Grazie per quello che farai. Grazie per le belle parole dell'amico Mimmo. Io certo sono sempre disponibile a essere candidato, a iniziare le battaglie, ad essere pronto per portare avanti il territorio, l'esperienza, però erano circa le 21:30, ho telefonato a Enzo Fasano, ho chiesto a Enzo, le liste sono state consegnate alle ore 20:22, quindi dopo 2 ore ho telefonato a Enzo e ho detto ci dobbiamo vedere, perché il rammarico è durato meno di 50 minuti. Perché la cultura, l'esperienza, la responsabilità, il desiderio che questo paese possa essere governata dalla cultura liberale, possa essere governata fortemente, ricca di esperienza degli errori del passato, possa essere governata da Forza Italia, possa essere governata con una grande iniezione di cultura liberale, di riforme radicali che ha bisogno il Paese, di cambiamenti, di inversione di rotta, di una riforma che possa mettere in modo chiaro un Paese che cerca di recuperare il tempo perduto. Quindi
l'ansia, l'amore verso il partito che ho scelto quando tutti stavano andando nella forza del Partito Democratico, quando nel 2007 tutti andavano verso lì dove c'era un governo regionale forte, c'era un governo al paese molto forte. Io decisi che alla conclusione, della, come tutti quanti voi vi ricordate, alla conclusione della festa nazionale della Margherita, che orgogliosamente vado ripetendo, che organizzai il sottoscritto, altro quell'altro di Lusi, come si chiamava quella della Margherita, il sottoscritto sulle spalle del sottoscritto e degli amici della mia famiglia, realizzammo quella festa e ebbi il coraggio di dire alla vigilia, a pochi minuti prima del comizio finale, noi popolari andiamo con Forza Italia, non accettiamo la strada stupida e incomprensibile del Partito Democratico, delle primarie, e non partecipiamo, non partecipo alle primarie come ha fatto e come fece il grande speculatore dialettico che è Ciriaco De Mita. Prima partecipò e poi lasciò il Partito Democratico per candidarsi nel Centro Democratico, nel Centro Cristiano Democratico, e poi oggi ritornare perché speculativamente il figlio Prodi, come si chiama, Giuseppe De Mita, doveva candidarsi del centro-sinistra dopo aver sottoscritto e firmato 3.000 accordi umani e politici con Stefano Caldoro, e poi quella notte decise di fare tutt'altra strada. Questa non è politica, è altro tipo di metodologia che dico oggi con l'esperienza e con la maturità che non è condivisibile, non è più accettabile dalle comunità cittadine, ai semplici cittadini che sulle loro spalle stanno portando anni e anni di crisi economica e finanziaria che il paese ha attraversato. Quindi il bisogno e il credo forte del pensiero liberale, di una cultura liberale, di riforme che vengono fatte, di un governo capace e di un Parlamento capace di risolvere alcune tematiche, Costabile lo sa, sulla questione della pianificazione, una conflittualità che non si capisce, vedo tanti tecnici, tra Stato e Regione, un paese Italia a macchio di leopardo, di una pianificazione incapace di poter avere una stessa voce perché non si capisce bene come poter chiarire questa disputa tra Stato e Governo, tra Stato e Regione, sulla pianificazione, delle leggi chiare, delle leggi che possono, non debbono essere governate dalle piazze, dalla demagogia, dal populismo più sfrenato, ma che siano governate dalle esperienze, un Parlamento capace di governare i processi che la storia ci impone, che possa parlare con il territorio, che possa governare la crisi che stiamo attraversando, con uomini forti, importanti, con uomini che hanno dato già dimostrazione di essere in rapporto forte con il territorio, come Lello Ciccone, amico capace di essere corrispondente, capace di essere alla vecchia maniera, rispondere a telefono, interlocutore del territorio, capace di poter volgarmente, dico ma simpaticamente, ma concretamente stare a disposizione verso chi ti dà il consenso e chi ritiene che il consenso è un rapporto fiduciario, e permettetemi di dire, è un fidanzamento, cioè con la fatica più di me, la capacità di essere presente costantemente nella vita degli elettori, è costabile. Io sono molto geloso, gli ho detto prima, non sono geloso per il fatto che si è candidato al Senato, come fa io candidato, ma sono geloso perché c'è una linea perfetta, pare una figura, pare un attore, sembra un attore. È costabile, è principe, è persona per bene, da sempre, come ha governato quella città, come si comporta dentro un partito, veramente sono orgogliosamente al tuo fianco. Guardate che ha detto Gigini, noi faremo 15 giorni senza mai fermarci, e chi crede in questi valori, chi crede in questa squadra, faremo 15 giorni, come si dice a noi, casa a casa, passo dopo passo, a chiedere il consenso per evitare che cosa? Perché Mimmo poi è stato molto elegante, è stato molto leggero, perché noi ai danni, i drammi di questa provincia sono tanti, i fallimenti che le correnti del Partito Democratico hanno creato, Lello che sta a dire più spesso nei prossimi 15 giorni, in questa provincia sono tanti. Il primo grande dramma, 1999, che succede? Che c'è una disputa tra De Luca e Bassolino.
Io ero il consigliere provinciale, giovanissimo, 27-28 anni. C'era la proposta di fare oggi, quello, cioè di fare lì, quel periodo, quello che hanno fatto oggi. Cioè di svendere l'aeroporto di Ponte Cagnano ai napoletani, la cosiddetta GESAC, grande operazione intelligente fatta nel 1999. Ma si incomincia una grande battaglia di correnti partitiche, non di difesa del territorio, di Salerno, della città, delle potenzialità, dello sviluppo. Inizia una grande battaglia di correnti da partito, quel partito che è costato alla provincia di Salerno oltre 30 milioni di euro. Un morto che sta all'Anderre che ancora oggi quando fa campagna elettorale, illudendoci e probabilmente espropriando i terreni e le aziende agricole e mai pagarle e creando ancora lì illusione di un qualcosa che non verrà mai se sarà sempre quella la metodologia. Aeroporto. E un morte che ci sta, il secondo grande morto, di speranza e di concretezza. Ciao, mi preoccupare, ciao. Secondo grande morto. Ti aspettiamo per una grande festa che faremo qui. Sì. Ciao. Secondo grande morto, che è l'Interporto. Che la mancata capacità di creare sintesi tra le istituzioni non si è realizzata. Anch'io ho seguito e sono protagonista di quella vicenda. Ma quella vicenda manca di una capacità di visione, di proiettarsi verso il futuro mettendo insieme le istituzioni, come quell'altro morto che noi schiaffiamo tutti i giorni, che è la fascia costiera. Essa non può essere risolta dal buon sindaco, dal pessimo sindaco, che può essere Sica, Cecilia e altri, come quello di Eboli, ma deve essere risolta come? Mettendo intorno a un tavolo innanzitutto il legislatore, attraverso il quale dobbiamo mettere in campo leggi, normative, una legislazione che possa creare e mettere da parte tutti i lacci e lacciuoli, vincoli che ci sono. Che possa creare la condizione di realizzazione di un'ipotesi progettuale che non si fa solo e semplicemente alla vigilia delle campagne elettorali. Una provincia e una regione che mettono intorno a un tavolo con determinazione, impegno. Ma voi immaginate che la fascia costiera di Ponte Cagnano, di Battipaglia, di Eboli, per arrivare da te, possa essere pianificata dai singoli sindaci? No, ma deve essere pianificata attraverso delle norme di una legislazione che parte, perché una cosa noi chiediamo a Lelli accostabile il 5 marzo, ma lo dico sinceramente, e a tutta la deputazione, noi chiederemo che i vincoli, i maledetti vincoli, vengano non solo ridimensionati dell'80% della città di Ponte Cagnano, perché è assurdo che oltre il 50% del nostro territorio è vincolato su un'ipotesi di tanti anni fa che non ha più storia, ma che possa essere, e chiarisco, un vincolo che possa mettere insieme sviluppo e difesa dell'ambiente e del territorio, ma non che possa essere ottuso, figlio di un ottusaggio di 50 anni fa, possa mettere insieme, ecco, questa è la classe parlamentare che noi ci auspichiamo di avere. E lì l'altro morto, perché erano tre, siamo stati incapaci di realizzare, il legislatore, il governante, chi ha avuto la responsabilità in questi ultimi anni, dare un fermo, una risposta ferma alle questioni rifiuti. La marcia di Battipaglia è una marcia sentita da un popolo che ha subito, che ha avuto momenti di difficoltà e che con una grande ottusaggine politica ancora oggi è candidata senza una visione di area vasta a subire l'ennesimo schiaffo in faccia per la realizzazione di uno stile che non so come si chiama tecnicamente e così via. Ecco, questo noi chiediamo alla deputazione, fatta da Alello, fatta da Costabile e fatto da chi storicamente, più di me e più di tanti altri, come Enzo e Gigi, persone culturalmente liberali. Beh, Enzo Fasano ha detto bene Alfonso, ha detto bene chi mi ha preceduto, è un uomo che ha una
elemento fondamentale che dà riferimento, non perché fa il segretario regionale, perché da una vita non ha mai cambiato idee, e perché da una vita è sempre stato al solito posto, e perché da una vita ha sempre avuto la cultura di squadra. E lo dico sinceramente, siamo stati amici, lo siamo sempre stati, quando stavamo in posizioni diverse, ma anche quando abbiamo convissuto esperienze comuni. Quindi è un amico e spero che porterà in Parlamento una forte deputazione. E spero anche a Gigi di andare, su me è faticato tanti anni e si mette anche lui di andare in Parlamento. Grazie. Io spero veramente che possa avere una forte rappresentanza. Ci manca qui, ma ci saranno presenti nei prossimi giorni, Marzia Ferraoli, Sonia Sanature, la dottoressa Sessa, che possono mettere in campo, ognuno di loro mette in campo una specificità, una capacità, che possono dare un contributo e danno un contributo, stanno e daranno sicuramente un contributo al partito. Quindi un augurio forte c'è. Io mi auguro sinceramente che il centrodestra possa essere autosufficiente, che la deputazione sia più ampia e forte possibile, quella salernitana. E lo dico sinceramente, perché come dicono gli amici, ma è veramente così. Noi abbiamo una grande opportunità per il partito e per il territorio, e si chiama Mara Carfagna, ma lo dico sinceramente, io non la conosco benissimo, ma vedo e leggo, e oggi più di ieri sono convinto che è una grande ricchezza per il territorio. Lo dico non perché mi conviene a dirlo, lo dico sinceramente, ma lo dico perché è così, perché è stata capace di stare lì a Roma, di creare un radicamento, di essere espressione forte del partito, di essere anche una delle eccellenze del partito. Quindi sinceramente lo dico, possiamo avere tanto da questo territorio e possiamo assumerci la responsabilità di traghettare questa parte del Mezzogiorno avanti con forza e con determinazione. Io voglio ringraziare i tanti consiglieri comunali presenti, perché pure se non avevamo l'indicazione in Consiglio Comunale di Forza Italia, la totalità, quasi la totalità, c'è la tessera di Forza Italia. E chi non ce l'ha ha sempre votato, anche prima di me, Forza Italia. E consiglieri comunali, un'amministrazione. Lo dico in modo particolare a Costabile. Qua in questa amministrazione sono 10 anni che non c'è stata mai una lite, che sono 10 anni che portiamo avanti un percorso politico, tra mille difficoltà. Però questa è una città, quello che sta facendo la Germania, noi abbiamo fatto già da 5 anni, questa è l'unica città d'Italia che non si paga il bus, che il trasporto pubblico locale è fondamentale per due cose, al di là del fossile che ci raccontiamo spesso in città. La prima, che oggi costa tenere la macchina, costa avere l'assicurazione, costa, quindi se, e costa la benzina, si riesco a far circolare in città il trasporto pubblico là, è una cosa positiva e stiamo avendo riconoscimento, ma la Germania lo vuole fare nel paese, noi lo stiamo tentando di fare, abbiamo avuto decine e decine di riconoscimenti. La seconda cosa, potevamo fare i parcheggi a pagamento, potevamo guadagnare soldi dal comune, ma che stronzata è, che il GIO è soltanto, mettiamo pure ciò che è impossibile mettere. Perché qual è l'elemento forte? Qual è l'elemento forte? La differenza tra chi ha la cultura muda e chi la... Qual è la differenza tra noi e loro? Che noi governiamo senza preoccuparci di avere o meno il consenso. E colgo l'occasione, perché poi volevo dire, colgo l'occasione per dire l'altra cosa importante. Utilizzo questo palcoscenico per dire, noi stasera inizia anche la campagna elettorale per le amministrative. A Pontecagnano ci candidiamo a dare continuità governativa, che tra mille difficoltà abbiamo speso, abbiamo lavorato bene, ci sono stata io, probabilmente ho commesso personalmente, non l'errore, non ce l'ho fatto con la fatica psicofisica, e quindi ci sono delle mie debolezze nella presenza costante, e questo non ho vergogna di dire, ma non accettiamo lezioni da nessuno. Stasera noi proporremo alla coalizione laica, riformista, liberale, civica, un parterre di candidati, e nelle prossime ore indicheremo un candidato sicuramente
a Liste Civiche, al Centrodestra, a Forza Italia. Riusciremo ad avere un candidato che sappia fare sintesi, che sappia mettere insieme innovazione e capacità di continuità, che sappia portare questa città a difendersi, che questa città a mettere su un governo che si può dire di tutto, va avanti, la difendiamo questa terra di fronte a chi non se ne è mai fottuto niente a mettere a 10 metri, a 5 metri operazioni come il termodistruttore, a 5 metri come quello che sta succedendo a Scavate Case Rosse, senza mai preoccuparsi a difesa di questo territorio. Io sto qui e poi per l'ultima volta lo dirò. Ringrazio Enzo Fasano per l'amicizia, ringrazio a Gaetano Amatrude e Stefano Caldoro, perché nella vita le elezioni debbono poi cercare il più possibile di comportarsi meglio, perché non è che le elezioni in caso ce ne avevano parecchi per comportarsi meglio. È stata qui tornare a casa mia un'esperienza bellissima, un'emozione profonda, sul piano umano, sul piano della mia esperienza personale, c'è un profondo aspetto, quello di essere più maturo oggi. E questa maturità la voglio affrontare, dando tutto me stesso al partito, a voi candidati. Parlare e poi andare via, però siamo tutte persone abituate alle campagne elettorali, mi scuserete. È una serata importante anche per me, credetemi. Mi ha profondamente emozionato Ernesto, e lo dico per questa lunga esperienza che ha attraversato tutta la mia vita politica, che ormai si allunga verso i 45 anni. Io ho cominciato da consigliere comunale a Salerno nel 1975, quindi Ernesto, immagina tu quante cose ho visto e quante cose ho potuto fare in questi anni. E ti assicuro, te lo assicuro sull'onore, è tanto più importante rialzarsi quando si cade. Solo chi non è caduto non sa e non conosce la gioia di ritornare in piedi. A me è accaduto. Questo ci tenevo a dirlo a te personalmente e a dirlo a tante persone che qui stanno per te, perché conosco bene come va il mondo e conosco bene Pontecagnano e conosco bene la mia provincia. Forza Italia è un partito inclusivo, in questo io sono assolutamente convinto. La nostra forza è quella di allargarsi, mai pensare alle piccole nicchie, alle correnti alle quali facevi riferimento tu quando parlavi di uno scontro che ha fatto danni gravissimi, avevi ragione, alla provincia di Salerno fra Bassolino e De Luca. Molti se lo sono dimenticati, tu hai fatto bene a ricordarlo. Il nostro partito non ha correnti, è un partito aperto, è un partito serio, è un partito che vince perché include e ha la capacità di, far fare e fare passi indietro, ma perché poi questi passi indietro producano passi in avanti per tutti, soprattutto per i valori che noi interpretiamo e che portiamo avanti. Stiamo andando dentro alla campagna elettorale, ci siamo nella fase cruciale. Io credo che uno sforzo in più da parte dei nostri sostenitori, noi stiamo facendo tutto quello che possiamo, siamo pancia a terra e non da oggi. Se riusciamo in questi 15 giorni finali, che sono quelli decisivi, a far sì che i nostri sostenitori, i sostenitori di Forza Italia, diventino attivisti del voto, come dice il Presidente Berlusconi,
possiamo farcela, la vittoria è veramente a portata di mano, è veramente a portata di mano e dipende da voi più che da noi. Noi, ripeto, abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo, a cominciare dalle nostre storie e dalle nostre persone. Io mi auguro di poter vivere in questi 15 giorni altre serate come questa. Ne sono assolutamente convinto, come sono convinto che non mancherà alla nostra gente la capacità di sapere scegliere in un momento cruciale, decisivo per il nostro paese. Lo dicevo a Rocca Piemonte prima, qui non è più un ragionamento puramente ideologico, qui si tratta, non c'è nella opportunità e nella possibilità di vincere. Quindi si tratta di fare un passo in avanti, noi, perché siamo in grado di assumerci la responsabilità di guidare il paese e di guidare questa regione e di guidare questa provincia. Abbiamo gli uomini, le idee e la storia per farlo. Forza Italia! Bene, rientriamo ora nella parte finale, ma la parte finale riserva il centro della questione. Abbiamo i nostri due candidati dei collegi. Io darei innanzitutto la parola a Lello Ciccone, candidato alla Camera. Anche per Lello saranno 15 giorni ancora intensi, alla ricerca del voto e alla ricerca. Se volete aiutare Lello, non fate come vi ha già spiegato sul facsimile, basta barrare Forza Italia. Lello. Grazie Gigi. Sono particolarmente felice stasera, ma non lo dico, non è piaggeria, perché io, diciamo, tra virgolette, facevo il ragazzo di Ernesto Sica quando lui era candidato al Consiglio regionale e io dovevo correre perché dovevo riempire le sale e lui doveva prendere i famosi 28.000 o 29, non mi ricordo manco più quando ne ha preso. E sono orgoglioso perché oggi mi ha fatto trovare i suoi amici per me e io ti ringrazio veramente, ringrazio i tuoi amici, però consentimi, vedo un sacco di consiglieri comunali che io conosco e ringrazio della presenza, ma consentimi di ringraziare l'assessore Francesco Pastore e Guido Pappalardo perché ha fatto questo, gli daremo un premio alla fine della campagna elettorale, ha fatto il comitato elettorale più bello di tutta la provincia di Salerno. Grazie. Due parole veramente, perché con voi non ce n'è bisogno, voi siete no amici di Sica, voi vi chiamate tutti Ernesto Sica, io lo so come voi vi muovete, come fate le campagne elettorali, come vi chiama casa a casa, quindi è inutile parlare di come fare i voti qui a Ponte Cagnano, voi avete fatto la scuola di come fare il consenso. Però due cose le voglio dire. Come diceva giustamente Enzo, oggi il competitor siamo solo in due, non c'è il terzo, però il competitor che sta contro di noi è più maligno, è più cattivo, è più settario, è più nascosto del PD e che si chiama il Movimento 5 Stelle. Io in questi 15 giorni ho incontrato tanta gente, ho incontrato anche qualche grillino, non ci perdete tempo in questi 15 giorni, non ci parlate proprio. Come sapete che grillino, girate le spalle e andate a parlare con altra gente, andate a fare il consenso da un'altra parte. Ormai si sono chiusi, sono proprio come veramente sette, ma io direi proprio sette peggio dei satanici, perché i satanici non parlano, loro sono peggio, perché non lo dicono nemmeno se sono grillini. Noi stiamo con loro, stiamo veramente, loro vogliono, ma non ci riusciranno, di questo ne sono convinto, buttare a mare l'Italia. L'Italia già la sinistra l'ha fatta sprofondare, già non abbiamo i ragazzi, quelli di vent'anni non hanno più l'amore della patria, l'amore per le istituzioni, non hanno a cuore più la nostra Italia. In verità hanno un cattivo esempio, basta andare in litoranea e guardare gli immigrati, quei poveri cristi che vengono qui nella speranza di avere qualcosa, ma poi immancabilmente si trovano a delinquere
e quindi questo è un problema che nel programma di Berlusconi c'è, e io lo dico dappertutto, lo dico anche ai manifesti, il primo problema che dobbiamo risolvere noi è l'immigrazione. E l'immigrazione è perché noi, la Marina di Pontecagnano, Battipaglia, la Marina di Eboli, vivono nei ghetti le persone, non hanno più la forza di uscire da dalle case. Quindi questo è un problema enorme che noi che andremo a Roma, e noi andremo a Roma sicuramente, e andremo in maniera corposa, andremo 4-5 dalla provincia di Salerno, grazie a Ernesto Sica che ci accompagna e a tutti voi ovviamente, e andremo ad affrontare questo argomento, il primo, l'immigrazione, la seconda è quella della flat tax, dobbiamo abbassare le tasse, non possiamo più, le nostre aziende non ce la fanno più, i nostri studi professionali, lo dico da avvocato, non ce la fa più a lavorare un giorno per sé e un giorno per lo Stato, non riusciamo le aziende ma anche gli studi professionali ad assumere più nessuno perché le tasse si stanno massacrando, pagare, lavorare un giorno per, forse anche due per lo Stato e un giorno per sé non reggiamo più. E l'ultimo che io in tutta questa campagna elettorale devo dire, quindi tutti questi lacci, queste lacciole, io mi candido a questo. Mi candido per andare a risolvere questi problemi immediatamente, con l'aiuto, non da solo perché da solo non vado da nessuna parte, con l'aiuto non solo dei parlamentari ma anche degli amministratori capaci, e non è perché lo dico Ernesto Sica che sto in casa sua, ma perché veramente Ernesto Sica ha dimostrato di essere capace di consigliare anche tante persone a poter fare politica, a camminare, a fare politica. Oggi io ve lo chiedo col permesso di Ernesto perché, vabbè, poi vedo amici da sempre, Gennaro, Antonello, quindi questo, guardandoli mi rincuro a chiedervelo, Giampaolo, tanti amici. Allora, vi consegno una cosa importante. In questi 15 giorni dovete andare veramente casa a casa, ma non a perdere tempo. Dovete dire che oggi l'Italia è in mano a noi, che il 4 marzo devono necessariamente votare, non c'è alternativa, perché o andiamo a mare con i grillini, altrimenti se non erano i figli di, nessuno li avrebbe votati, perché non hanno storia, non hanno passione, non hanno competenze, non hanno amministrato mai nulla. Oggi questo dovete dire, oggi abbiamo una squadra che è coesa, compatta. Quando Ernesto dice 50 minuti mi è durata dell'illusione, anche io l'ho avuto dell'illusione, 50 minuti è pochissimo Ernesto, io ti faccio i complimenti, io avevo fatto già i manifesti alle regionali del 2010, li ho dovuti togliere dalla strada, quindi so che significa provare quello che hai provato e ti invidio se veramente la delusione tua è durata 50 minuti, significa che hai capacità, che sei una persona che sei per la squadra, lavorerai con noi fianco a fianco, non solo è comodo per te fino al 30 e fino al 4, non lavorerai solo al 4 ma lavorerai in seguito con noi per farci crescere, per darci dei consigli da amministratore capace quale sei, e dopo il 4 marzo noi lavoreremo tutti per te perché sappiamo che oggi sei, ci accompagni, domani ti accompagnerò ancora io come ho già fatto. Grazie a tutti. Allora, concludiamo con Costabile Spinelli. In questi giorni Costabile Spinelli, sindaco di Castellabate, con Costabile stiamo facendo un'opera complessa, perché poi il collegio senatoriale, così come quello di Salerno Agro, nel quale compete il nostro amico Pasquale Marrazzo, che salutiamo da Pontecagnano, il collegio Pontecagnano-Sapri, fatevi un po' l'idea, è ampio, quindi estremamente faticoso. Nel dare la parola a Costabile Spinelli, che sicuramente porterà il Cilento al Senato, ricordiamo sempre in questa campagna elettorale che si vota sì per dare rappresentanza ai territori, ma soprattutto si vota per l'Italia, per cambiare l'Italia e per cambiarla votando Forza Italia. Non pensate che io lo ripeta così. È la battaglia che dobbiamo fare per i prossimi 15 giorni in maniera estenuante. Non cerchiamo scorciatoie di nessun genere, non cerchiamo ragionamenti improbabili. Dobbiamo spiegare agli amici, a chi non c'è amico, uno, che deve andare a votare, due, che votare Forza Italia significa mettere in grado il centrodestra, Forza Italia,
e questa squadra di candidati che ci auguriamo possano essere parlamentari, di fare veramente le riforme, meno tasse, meno immigrati, più sicurezza, più lavoro con la, no, con la flat tax. Questa è la nostra ricetta per l'Italia. Grazie Costabile per quello che stai facendo. Grazie. Buonasera a tutti, grazie, grazie Ernesto. La presenza, l'affetto che c'è in questa sala si percepisce, e consentitemi, si percepisce come la passione di un amministratore. Io, ascoltando Ernesto, avevo i brividi immaginando come un amministratore percepisca la passione della propria gente, del proprio territorio, e trasformi queste emozioni, queste responsabilità in capo a un amministratore nelle campagne elettorali con le quali è abituato a confrontarsi. Grazie Ernesto per tutto questo. Credo che questa sia l'essenza della politica. L'essenza della politica significa tradurre le esigenze della propria gente, del proprio territorio, in azioni concrete. Questo lo fa un sindaco. Io sono sindaco di Castellabate da oramai 7 anni e l'azione quotidiana che fa un sindaco è qualcosa che forse riesce anche difficile spiegare, passare dalle cose più semplici, più banali, delle esigenze di un cittadino, delle esigenze di una famiglia bisognosa, alla programmazione, alla strategia delle grandi opere. Questo è il percorso che ha accompagnato me in questa avventura. Nasce, come diceva prima Enzo, dal Consiglio Comunale, nasce dalla gavetta, nasce dalla voglia insieme ad amici innamorati del proprio territorio, innamorati del proprio paese, di mettersi al servizio della propria gente e della propria comunità. È avvolgente, ti prende e ti fa fare sempre di più, ti fa fare sempre di più per dare sempre di più e dare le risposte. Allora questa è l'essenza della politica. Solo chi vive i territori, chi vive le esigenze, chi vive le difficoltà può portare avanti questi problemi e può rappresentarli. Noi ci candidiamo, Forza Italia è forza responsabile, forza di governo. È importante il voto in Forza Italia, lo diceva prima Gigi in maniera completa, ma è importante anche che la politica torni a rappresentare i propri territori. E in questa squadra, in queste persone sono racchiusi, sono rappresentati i territori. Restringere le distanze, questo sistema elettorale, c'è una parte di collegi che verrà eletta con l'uninominale, io, Lello siamo candidati nell'uninominale, per cui noi saremo eletti se prenderemo in voti in più. Abbiamo bisogno di parlare con i cittadini, abbiamo bisogno di parlare con gli amministratori e ci candidiamo ad essere la loro voce in Parlamento. Ernesto parlava di vincoli, mi colpisce sentire i vincoli, piano del parco. E capisco bene quando Ernesto parla di vincoli, perché i vincoli non consentono lo sviluppo di una città, non consentono lo sviluppo di un'area geografica, non consentono di dare risposte alle imprese, ai cittadini, a chi ha bisogno di investire, a chi ha bisogno di portare avanti la propria attività, la propria azienda, il proprio capannone. Programmazione, fascia costiera, abbiamo bisogno di una politica lungimirante, di visione, di insieme, e non una politica frastagliata di piccoli interessi, di piccolo cabotaggio o di ricambio generazionale o di dinastie. Abbiamo bisogno di una visione completa che possa toccare tutti, anche gli ultimi. E questo è quello che noi ci candidiamo a fare. Io sono quel sindaco che ha detto no al sistema SPRAR e mi candido perché non voglio che lo Stato metta contro lo Stato. Perché quando il prefetto convoca in prefettura i sindaci e li invita a sottoscrivere un programma per l'accoglienza per i richiedenti asilo, significa dire in base ai tuoi abitanti io ti attribuisco un numero, perché altrimenti se non aderisci mettiamo a bando e tutti coloro che possono essere interessati, proprietari di immobili, oggi per 35 euro possono accogliere immigrati nelle loro case, nelle loro proprie strutture. E quindi mettere lo Stato contro lo Stato significa o prendi questo, prendere o lasciare. Io non voglio che questo succeda, voglio che questo problema è un problema europeo, un problema mondiale che non può essere scaricato sui sindaci, non può essere scaricato sulle comunità locali. Voglio che i problemi della nostra nazione, la politica fiscale, gli enti locali, ha parlato un sindaco col cuore, non può un sindaco essere abbandonato a se stesso, lasciare
ridurre a zero i trasferimenti agli enti locali e dire al sindaco metti le tasse sui tuoi cittadini e pareggia il bilancio del tuo comune. Questo significa abbandonare i sindaci e significa abbandonare i propri cittadini. Noi siamo la frontiera perché siamo la prima porta, la prima interfaccia con il cittadino, e allora uno Stato più vicino alle esigenze dei cittadini, più vicino alle esigenze delle comunità e con i servizi. Abbiamo una sanità a pezzi, strade provinciali che sono oramai ridotte al collasso, trasporti, e questo è quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di portare in Parlamento una voce forte, una voce autorevole, una voce che venga dai territori. La pressione fiscale, ancora Gigi faceva riferimento alla pressione fiscale, ma questo è fondamentale per poter far ripartire l'economia. E per fare questo noi siamo di fronte a un bivio. Avete visto oggi sul Corriere ha pubblicato i dati, i sondaggi di queste ore, gli ultimi sondaggi. Ebbene, noi, il centrodestra è a un passo dal 40% che consentirebbe il governo di questo paese. Oggi, diceva bene Enzo, i competitor sono due, cioè la competizione è fra la nostra coalizione, che è in vantaggio, e il Movimento 5 Stelle. Allora, in questi 15 giorni che mancano al voto, noi dobbiamo fare in modo che questo 1% che manca al governo, alla percentuale, alla coalizione di centrodestra, venga raggiunto con un passaparola, coinvolgendo le persone, gli amici, perché è di fondamentale importanza. Ci sono delle scelte importanti, ci sono dei provvedimenti importanti che il governo dovrà adottare, e lo si potrà fare solo con una maggioranza di governo, con una maggioranza stabile, e questo lo si fa se la coalizione di centrodestra avrà il 40% per governare e se Forza Italia avrà la leadership in questa coalizione. E allora questo è l'impegno che noi dobbiamo assumere. Dobbiamo parlare con i nostri concittadini, parlare con i nostri amici, con i nostri parenti, chiedere il voto, chiedere un atto di responsabilità. Veniamo da anni bui, da anni di governi di centrosinistra che si sono succeduti, che hanno portato al disastro questa nostra nazione. Oggi anche i livelli regionali stanno vendendo di tutto in questa campagna elettorale. Stanno vendendo bandi, stanno vendendo sanità, stanno vendendo strade, stanno vendendo PSR, con una regione che è al minimo storico della spesa dei fondi europei. Abbiamo sentito maestri che ci hanno detto che non si doveva spendere, qualcuno addirittura ha impugnato l'accelerazione della spesa perché non si doveva spendere in quel senso, non si dovevano spendere. Io da sindaco e tanti sindaci, grazie a quella misura, abbiamo realizzato opere importanti nei nostri comuni, abbiamo dato servizi importanti alle nostre comunità. Oggi invece questi maestri si rendono conto e non si rendono conto, stanno usando la campagna elettorale per promettere fondi, piogge, PSR, e questo è tutto l'apparato in movimento in questo momento. È un apparato che è già finito, già distrutto, già oramai toglie i simboli dei partiti dalla loro comunicazione elettorale. Allora noi dobbiamo fare questo sforzo ulteriore, perché è importante, siamo al bivio. Solo il centrodestra, solo Forza Italia può garantire una stabilità di governo, un governo responsabile e non un governo di rabbia, un governo di persone incompetenti. E non lo dico nel termine offensivo, perché lo dico come dato oggettivo, perché lo hanno dimostrato quando sono stati messi alla prova. E allora in questo scorcio di campagna elettorale, in questa ultima parte che manca, vedo grande passione, vedo grande partecipazione qui dentro questa sera, si percepisce in questa sala, e io vi ringrazio ancora per questa vostra partecipazione, che è segno di affetto per il vostro sindaco, affetto per Forza Italia e partecipazione. E a questo io aggiungo responsabilità, perché noi oggi siamo una svolta storica importante, perché il voto del 4 marzo può rappresentare la svolta per l'Italia. Non più governi di fallimenti come quello del centro-sinistra, che ha fallito sulle politiche fiscali, che ha fallito sull'immigrazione, ha fallito sulla tutela, ha fallito sulle risorse alle forze dell'ordine, al presidio dei nostri territori, ha fallito su tutti i fronti. Non un governo di gente improvvisata che con 47 click oggi sono capolista al Senato. Abbiamo scoperto le parlamentarie che hanno fatto vedere la vera essenza di queste persone che oggi si candidano solo forti di aver racimolato 47 click,
ma un governo fatto di persone con responsabilità, con esperienza, strutturate, capaci e legate ai territori. Perché noi sui territori ritorneremo, perché dopo il 5, con Ernesto, noi saremo qui, saremo vicino a te, accompagneremo Ernesto e i tanti amministratori che in questo momento sono in movimento, perché questa diventi la battaglia importante, la battaglia di liberazione, la battaglia che porterà Forza Italia alla guida dell'Italia. Grazie a tutti e buonasera. E naturalmente fino al 4 marzo abbiamo bisogno di voi, del vostro aiuto, di voi che siete moltiplicatori del voto. Forza Italia e buonasera a tutti. Grazie di cuore a tutti per la vostra calorosa partecipazione. Viva Forza Italia, viva Pontecagnano Faiano!